Ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Stefano Parenti, personal trainer online e a Praga. Oggi andiamo a parlare di diidroberberina, 5 volte superiore alla classica berberina. Ma mi raccomando, prima di iniziare vi invito a lasciare un like, un commento e per tutti i nuovi iscriversi al canale. Vi ricordo che comunque è completamente gratuito lasciare un like, lo stesso vale per l'iscrizione al canale. Ogni settimana pubblico video che trattano di questi argomenti per quanto riguarda l'integrazione e specialmente l'innovazione dell'integrazione, perché diidroberberina nasce appunto come evoluzione della berberina, fa sempre comunque parte della stessa identica famiglia perché comunque è un metabolita della berberina, ma si rivela 5 volte più biodisponibile rispetto alla classica berberina. Ma per chi avesse dimenticato quali sono effettivamente le proprietà di berberina, andiamo velocemente a ripassarle, andiamo a vedere come poi la diidroberberina si presenta notevolmente superiore alla classica berberina. Una delle più importanti, comunque due delle più importanti caratteristiche per quanto concerne la berberina sono appunto quello di andare a migliorare la nostra funzionalità dell'endotelio, quindi anche dal punto di vista della salute cardiovascolare, e un'altra cosa molto importante è proprio quella per quanto concerne l'abbassamento del glucosio nel sangue, quindi aumenta la sensibilità insulinica. Ma vediamo cosa accade quando noi andiamo a sviluppare una resistenza insulinica. Una resistenza all'insulina può portare appunto a diabete di tipo 2, a malattie cardiovascolari, a danneggiare comunque i nostri vasi sanguigni, a delle infiammazioni, alla pressione sanguigna arteriosa che si alza e conseguentemente anche all'obesità. Ecco perché è molto importante tenere la nostra glicemia, il nostro indice glicemico, il nostro glucosio nel sangue nel top range. Ecco perché a volte ci troviamo comunque persone che hanno sviluppato una forte resistenza all'insulina, che nonostante le più drastiche delle diete non riescono comunque a buttare giù grasso. Questa è una delle cose che può portare una resistenza all'insulina, oppure magari ci troviamo delle persone che hanno sempre mangiato in quel determinato modo, diventano insulino resistenti e non buttano giù peso in funzione di ciò. E in che cosa si differenzia la diidroberberina dalla berberina? Andiamo a vedere che la diidroberberina ha una maggiore tasso di assorbimento rispetto alla classica berberina, che è veramente molto povero. Infatti in tantissime formulazioni, anche nella nostra, nella prima formulazione non avevamo diidroberberina e associavamo la berberina con il cardomariano, perché è uno dei modi che conosciamo per rendere la berberina più biodisponibile, più assimilabile. Con questa non abbiamo bisogno più di fare le nostre da fare piccoli chimici, ma possiamo semplicemente utilizzare la diidroberberina, cosa che ci permette anche di assumerne meno, perché dovete considerare che studi clinici alla mano, che potete trovare anche su PubMed, hanno dimostrato che 100 mg di DHB, di idroberberina, è superiore a 500 mg di berberina e resta di più nel sangue, resta di più in circolo, cioè quindi c'è più presenza plasmatica di berberina anche durante il corso del tempo. Quindi è da considerare questo specifico fattore, che non solo è più biodisponibile, più assorbe più velocemente ed è assorbita comunque quasi completamente, ma bensì poi converte anche in berberina ancora più efficacemente della berberina stessa. Quindi anche questo è un punto veramente cruciale. Poi, per quanto riguarda anche i fastidi gastrointestinali, che sono molto comuni per quanto riguarda le prime volte che noi andiamo ad assumere berberina, diarrea, nausea, areofagia, con la diidroberberina questi non avvengono perché ne assumiamo molto meno. Invece che 500 mg per serving, andiamo a prendere comunque 100 mg per serving, che la differenza è abbastanza sostanziale. E poi la cosa molto più importante è che come agisce per quanto riguarda l'abbassamento dei zuccheri nel sangue in maniera molto più marcata rispetto alla classica berberina.
E voi vi chiederete perché questo avviene, appunto per le cose detto sopra. Come vedete, ragazzi, nella scienza c'è un susseguirsi di fatti e di eventi che portano a una risultante finale. È una cosa sempre fondamentale per la nostra salute, del nostro endotelio, è proprio che va a aumentare la diponectina. Questo è un fattore che non solo comunque la ditroberberina, abbiamo anche omega 3, green tea extract che vanno comunque, esercizio, le fibre vanno comunque a migliorare questo particolare fattore, ma una cosa molto fondamentale, perché molte malattie cardiovascolari sono appunto connesse a una diminuzione graduale di questo determinato elemento. Con questo è tutto, ragazzi, questo è un video molto breve, mi raccomando, se volete andare ad acquistare, a fare la vostra esperienza con ditroberberina, vi invito a seguire il primo commento, così senza che mi dite dove posso prenderla, come faccio Stefano a provare primo commento, vi lascio il link. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!